è l'astronauta donna, la prima astronauta donna che ora sta per partire in una delle prossime spedizioni, quindi ce ne sono, purtroppo però le percentuali. Assolutamente, i numeri dipingono una situazione assolutamente sconfortante. E salutiamo intanto Flavia Marzano che ci deve lasciare perché non è un treno. So dove la mia... Guardi subito qui a destra. Scusate, ma c'è un treno. E sicuramente queste serate, e ancora una volta ringrazio Nupin che ha organizzato, ma anche chi ci ha accolto e chi sta partecipando, e forse anche lavorare direttamente nelle scuole, laddove c'è quel momento in cui tra la fine delle medie e poi magari anche negli anni superiori si decidono un po' le carriere, e quindi andare a dar forza anche per dire non sottovalutiamoci, ma prendiamo posto dove giustamente si ha pieno diritto, è un'azione di autocoscienza, di consapevolezza che sicuramente va fatta. Io chiamo ancora qua Emiliana Massimova che ci dà ancora la voce di Ada con un secondo estratto delle sue lettere. Grazie. Questa è una lettera di quando Ada aveva 26 anni, del 6 febbraio 1841. Ad Augustus de Morgan, un matematico, visto che abbiamo parlato di matematica anche. Caro signor de Morgan, come sapete io mi pongo tante domande e faccio complesse speculazioni metafisiche, compenetrate l'un l'altra da non essere mai del tutto soddisfatto delle mie conclusioni, perché, pur sforzandomi al meglio delle mie capacità, io posso comprendere solamente una frazione infinitesima di quello che vorrei conoscere. Riguardo le molte connessioni e relazioni in cui mi imbatto, riguardo come il tema in questione è stato inizialmente ideato e come è arrivato al punto, eccetera, eccetera. Io sono particolarmente incuriosita da questo meraviglioso teorema. Comunque, cerco di mantenere la mia mente metafisica ordinata. La vostra, Augusta Ada Lovelace. Anche qui vediamo come gli anni sono quasi atipici. Da noi una produzione o dei riconoscimenti arrivano magari con delle età più avanzate, invece in passato, e anche Ada ce lo testimonia, la freschezza dei vent'anni e del cervello nel momento del suo apice di produttività, di creatività, fortunatamente ci rimane attraverso i suoi scritti e attraverso le sue relazioni. Voltiamo pagina e riagganciamo alcune delle cose che abbiamo toccato parlando di Babbage poc'anzi, perché invito qui Carlo Randone, che è un socio del MUPIN, ma soprattutto, per inciso, lavora come IT architect all'IBM, ma questo è meno importante, perché oggi invece ci rappresenta la Charles Babbage Institute, che è una grossissima, forse la maggiore istituzione al mondo che si occupa della storia della tecnologia e dell'informatica, e quindi facciamo anche un po' di ordine fra le varie attività e storia di questo illustre matematico inventore, che appunto è stato molto in relazione con Ada, ma ci ha lasciato un'eredità che fortunatamente pochi anni or sono in qualche modo si è messa davvero in moto. Prego. Sì. Buonasera a tutti. Ci ricolleghiamo ad alcune cose che la dottoressa Giordano tra l'altro ha già introdotto, e aggiungiamo, come diceva il nostro moderatore, un pezzetto, no, alla nostra storia. In particolare un pezzetto che riguarda quelle che sono le cosiddette macchine di Charles Babbage. In particolare i Difference Engine, e quindi non il, ma i, perché sono più di uno, e la macchina analitica. Non mi dilungo molto sulle parti introduttive, anche perché poi questa presentazione la troverete sui nostri siti e ci sono tutti i dettagli, per cui anche da talora su alcune slide andrò un pochino più velocemente. Cerco così di condividere con voi alcuni punti. Babbage nacque alla fine del Settecento, nel 1791, studiò, a parte con degli istitutori privati, anche perché avevo qualche problemino di salute da ragazzino, comunque studiò al Trinity College di Cambridge e entrò nel 1811 a Cambridge,
Oggi viene definito, lui si definiva filosofo sostanzialmente, che era anche un appellativo degli scienziati dell'epoca sostanzialmente, e viene riconosciuto spesso oggi come protoinformatico. Non dimentichiamo che noi qui lo ricordiamo anche perché poi a partire dal 1833 conobbe Ada Lovelace e poi successero quelle cose che abbiamo raccontato e che poi riprenderemo. Ha occupato una cattedra importante, la cattedra lucasiana di matematica a Cambridge, è noto per queste sue due macchine, su cui fondamentalmente io focalizzerò questa mia presentazione. Quindi le macchine alle differenze, da non confondere per chi è matematico con gli analizzatori differenziali, niente a che vedere. Le macchine alle differenze, vedremo perché si chiamano così, c'è una curiosità dietro questo nome, e poi quante, perché sono almeno due, e la famosa, almeno nel settore, la macchina analitica. Come ho già ricordato, nel 1833 incontrò una giovanissima Ada Lovelace e vedremo poi che cosa è stato costruito. Morì a ben 79 anni, che era un'età di tutto rispetto dato il periodo. Quindi fino alla sua morte lui si occupò dei suoi interessi scientifici e in particolare della macchina analitica, che adesso andremo a collocare nell'ambito di quella che è un po' la cronologia della sua vita. Lo studio da cui è tratta questa cronologia è tratto da un articolo, L'evoluzione delle macchine di Babbage, scritto da Alan Bromley. Bromley, che è mancato nel 2002, è stato uno dei più eminenti studiosi dei documenti, dei disegni, studiosi contemporanei, dei documenti e dei disegni di Babbage. Ha scritto molti articoli, non molto divulgativi in realtà, questo signore qui, Bromley, però molto molto precisi su quella che è l'interpretazione dei disegni di Babbage. E vedremo come e quando sono venuti utili questi studi. In particolare lui in questo articolo fa una sorta di cronologia della vita di Charles Babbage, cercando di riordinare il tema. Tema che fino a questi articoli, questo è un articolo del 1987, era stato scarsamente affrontato e scarsamente approfondito. Rileggendo la biografia, l'autobiografia e le biografie di Babbage, si può ricostruire che lui si occupò della prima macchina alle differenze in un periodo di tempo, non fece solo quello ovviamente, si occupò di un sacco di altre cose, oltre a vivere di rendita, perché comunque era figlio di banchieri, nel 1822 al 1833. Causa la cessazione di fondi del governo inglese sul progetto della prima macchina delle differenze, iniziò a pensare ad una macchina di carattere più generale, che poi andremo a vedere, la cosiddetta macchina analitica, come lui stesso la chiamò. E se ne occupò per un discreto periodo di tempo. Studiando i meccanismi per progettare questa macchina analitica, questa macchina da calcolo ancora più sofisticata e potente, diremmo noi oggi programmabile, se vogliamo, rispetto alla macchina alle differenze, disse: ma quel mio primo analizzatore, la macchina alle differenze, era rozza, rifacciamola, riprogettiamola, e progettò una seconda macchina alle differenze, che era una sorta di razionalizzazione della prima, anche se funzionalmente faceva sostanzialmente le stesse cose della prima. Se ne occupò per un paio d'anni solo, per poi tornare al suo vecchio amore, cioè la macchina analitica, di cui si occupò poi per tutto il resto della sua vita, producendo un'enorme quantità di disegni, appunti, note, ancora oggi molto disorganizzate. Vedremo chi si sta occupando oggi di riorganizzare questi appunti e soprattutto perché. Quindi vi lascio questa piccolissima suspense, poi vedremo come si risolve. Il fatto che Babbage si sia occupato in fasi alterne di queste sue invenzioni, sostanzialmente, e il fatto che due di queste invenzioni abbiano lo stesso nome, perché sono tutte e due macchine alle differenze, ha contribuito a creare, da quando sono stati un pochino riscoperti, negli anni 70, del 1900 però, questi studi, creare non poca confusione. Si trovano ancora oggi, soprattutto su internet, se non si va su pubblicazioni specializzate, degli articoli in cui si fa un'enorme confusione tra quella che è la prima macchina alle differenze e quella che è la seconda macchina alle differenze e quella che è invece la macchina analitica.
Quindi questa piccola presentazione vuole essere un piccolo contributo in italiano per chiarire un attimo che cosa erano queste macchine, che differenza c'era tra una e l'altra. Quindi questa è la situazione. Perché Babbage, da matematico, progettò, studiò, pensò la macchina alle differenze? Parliamo della prima macchina alle differenze. Beh, la progettò perché si imbatté in quella che poi venne definita la crisi delle tavole, la crisi delle tabelle. Le tavole, le tabelle, vi vedete un estratto di Bombega del 1794, erano calcolate a mano, e tavole dei logaritmi, tavole delle funzioni trigonometriche, e servivano per che cosa? Servivano per la navigazione marittima, servivano per i calcoli anche delle strutture complesse, servivano, uno non ci penserebbe, ma è così, e lui se ne occupò all'inizio proprio per questo, per calcolare gli indici di mortalità della popolazione per le assicurazioni. Quindi uno degli impieghi delle tavole era proprio questo, per le società di assicurazione. Il problema delle tabelle è che lui le analizzò e vide che erano piene zeppe di errori, c'erano decine di errori, errori di calcolo, errori di trascrizione e errori soprattutto introdotti durante la fase di stampa, quando si inserivano i caratteri mobili per la stampa. Il tipografo sbagliava, perché un conto è scrivere una parola, più o meno la sbaglio ogni tanto, ma i numeri sono numeri, non c'è alcun legame tra una cifra e l'altra, se non conosci il metodo di calcolo. Per ovviare questo, tutte le macchine che progettò Babbage comprendevano un meccanismo non solo di stampa, ma comprendevano anche un meccanismo in grado di produrre quelli che noi oggi chiameremo i master di stampa, cioè le lastre tipografiche. In rame, a pressione, in modo tale che poi quella stessa lastra di rame potesse essere usata per stampare la pagina, ovviando anche al problema della trascrizione sui caratteri mobili. Quindi tutte le macchine di Babbage hanno una stampante. Questa è una cosa interessante. Perché si chiama macchina alle differenze? La prima, la seconda, queste due macchine, perché si chiamano macchina alle differenze? Perché il metodo di calcolo usato